ragazzi. Buongiorno. Visto la squadra in vista di una partita fondamentale. Sono venuto, come scrivete voi, a fare la formazione. Se sennò... su tutta la settimana ho letto Zamparini ha vinto, Zamparini, ma che cazzo? Vabbè, non ho detto mister, vengo giù e faccio la formazione, così dicono la verità. Vabbè, almeno lei ha chiesto di giocare con una punta e Coronado, almeno adesso. No, non è vero, ma non è vero, ma io al mister ci sentiamo, dopo tutte le partite lui mi chiama, dopo due ore, mi fa l'analisi della partita. E la prima osservazione che ha fatto lui è sempre presto. Giocando, abbiamo provato a giocare con due punte, ma ha visto il risultato, che almeno queste due punte si può giocare anche con tre punte. Per cui poi ho riportato un po' il discorso nostro. Però voi pensate che io da Udine faccio la formazione, ve lo lascio pensare, pazienza. Quanto pesa la partita di domani, presidente? Pesano tutte le partite, mancano 8 partite per la. Per andare in Serie A, sono venuto a dire ai ragazzi uno per uno proprio questo, per cui ci serve non solo la tecnica, ma ci serve molta concentrazione, molta cattiveria e molta determinazione. Speriamo bene. E niente, secondo lei questo Nestorovski è in grado di fare la differenza per la segnato solo 3 gol, di cui uno su azione, cosa stia succedendo? Beh, Nestorovski ne ha segnati 13, mi sembra quest'anno. Sì, ma da dicembre ne ha fatti soltanto 3. Vabbè, se noi andiamo a eliminare dal campionato di Serie A o internazionale quei giocatori che da dicembre hanno fatto soltanto 3, magari diminuiamo a metà campione. Succede perché questo Palermo molto probabilmente è un Palermo che ha anche dato poche palle gol. Non è che diminuiamo. Bravo. Tantissimo. Bravo. Presidente, prima della famosa vicenda... Ho parlato anche sulla Gumina. Io ho anche detto, guarda, stai tranquillo perché io e la società hanno una grande stima di te, però i giocatori, le mie punte, come te fisiche, non sono mai esplose a 21 anni. Toni a 26, a Mauri a 27, Immobile, quello che adesso è alla Lazio, sta esplodendo adesso, dopo che per cui deve avere grande pazienza e aspettare il tuo turno con grande pazienza, che devi crescere, sto, ma è normale. Ma la mia non era una domanda per la Gumina, era proprio per... No, ma io vi ho fatto una precisazione per il bene del ragazzo, sì. Hai capito? Per cui io ho 35 anni che faccio calcio, non ho mai visto una punta di quella stazza fisica venire fuori a 20 anni. A 20 anni viene fuori Dybala, vengono fuori Coronado, ma non direi più. Presidente, cosa ha questo Empoli di più rispetto a Palermo? Ha un sistema di gioco collaudato molto molto buono che noi non abbiamo. Ma non è una critica all'allenatore, me lo dico sempre anche lui. Probabilmente non abbiamo trovato fino adesso l'assetto perfetto che ha l'Empoli e in più ha più culo di noi, che è molto importante. Presidente, prima dell'istanza di fallimento lei aveva parlato di un accordo già sostanzialmente siglato con Frenkie Kascio per la cessione. Esiste ancora quell'accordo? Vi siete parlati dopo il fallimento? No, non ci siamo più parlati. Tiene i rapporti l'avvocato dello studio di Milano, Tarnia, che è palermitano, perché tiene i rapporti. Lui è incaricato di trovare gli investitori che arrivano dentro, ma io non l'ho più sentito. Però so che lui ogni tanto si sente, che è un bravo ragazzo, Cascio, per cui molto probabilmente è stato molto difficile per uno come Cascio, che andava a cercare sul mercato internazionale americano i finanziamenti per il Palermo, trovarli. Non li ho trovati io, figurarsi se li trovava lui. Cioè un'istanza di fallimento mi ha fatto chiudere in Europa 3-4 conti correnti, dove c'erano i miei soldi. E a livello personale mi ha procurato dei danni irreversibili, perché oggi non è come 30 anni fa. Oggi col sistema informatico vanno a prendere notizie dai giornali e quello che scrivono i giornali ti dipingono e prendono le decisioni su quello. Ma dopo l'accordo di cui lei aveva parlato esiste ancora? È valido? No, era una lettera di intenti. Lei lo sa che non è una lettera di intenti. Una lettera di intenti è una lettera di intenti che da parte mia è valido. Se domani mattina si presenta a Cascio o si presenta un altro, non c'è mica nessun problema. Anzi, Cascio mi è molto simpatico, però sicuramente per portare avanti il Palermo servivano dei soldi che io lo volevo già dentro a dicembre per finire la stagione. Ho dovuto metterli purtroppo io, prendendoli ancora dalle mie finanze, perché non è che il Palermo possa vivere così senza mettere soldi dentro come tutto il calcio. Una eventuale permanenza in Serie B che danni potrebbe creare al sono enormi, perché voi sapete che la Serie A ha un fatturato di 70 milioni, la Serie B di 15. È chiaro che io non ci voglio neanche pensare, per cui non
faccio gesti, ma ne parliamo quando siamo in Serie B, ma io penso che non saremo in Serie B. Ma alla luce di questo, la partita di domani, lei la ritiene? È chiaro che io come imprenditore faccio tutti i calcoli, di Serie A e di Serie B, perché sono abituato a fare i conti. Ma alla luce di quello che ha detto, la partita di domani assume un aspetto fondamentale, visto quello che sta succedendo con le inseguitrici. Tutte le partite hanno un aspetto fondamentale. Io spero che la fortuna che ci ha girato le spalle ci ritorni. Io ho visto anche la sfortuna che abbiamo avuto con Pescara, dove naturalmente per fortuna ci hanno aiutati facendo parare il rigore, ma quel rigore non era rigore, era un fallo al nostro favore. Quello è entrato con la gamba tesa. Mi fa specie che voi, che siete dei tecnici del calcio che siete a vedere, abbiate bisogno che lo vada a vedere io. Io l'ho visto. Però voi da palermitani non l'avete neanche intravisto né cercato. Addirittura qualche palermitano ha scritto che il rigore che c'era col Parma era giusto. Che cacchio voglio che ti dica io? L'ipotesi playoff la preoccupa, Presidente? No. Noi stiamo... siamo molto intenti per cercare di andare in Serie A, io vedo l'ipotesi playoff, qualora la fallissimo un'altra occasione per andarci. Dopo visto cosa ha subito secondo lei il contraccolpo di questo cambio con Pomini? Qual è il giovane che non lo subirebbe? Lei è una motivazione in più per questo portiere oppure potrebbe insomma... Ma questo portiere qui mi dispiace che non lo vedo per vedere che se è pronto per la Serie A. Certamente il portiere penso che al 90% l'anno prossimo va a giocare in un'altra squadra. In questo rush finale quanto pesa un giocatore come Coronado? In questo momento purtroppo Coronado pesa per il 90%. E io infatti sono andato a parlare con i giocatori e ho detto che a un certo momento non c'è bisogno più di un Coronado dentro. E sicuramente la squadra ce la farà. Io ho parlato con Iaio, l'ho parlato con Struna, che sono... bisogno al 100%, ma che ha bisogno soprattutto di correre negli spazi e di andare. In questo Palermo non ha giocato male, però voglio dire, deve correre di più. Il Pescara a un certo momento ho tirato l'orecchia anche al nostro allenatore, perché quando il Pescara giocava in mezzo al campo con due centrocampisti in più, doveva vederlo. Se oggi avesse l'offerta da 12 milioni per Nestorowski, ci ripenserebbe a Trattanati? No, ma non è questione di 12 milioni, io volevo andare in Serie A, ho tenuto Nestorowski per quello. Non questo Nestorowski, quello che ci sarà tutta domani. Con una squadra seconda in classifica si aspettava una risposta diversa dal pubblico vista l'iniziativa che avete portato avanti? Ma no, sono domande che non mi pongo mai questi problemi di pure voi. Insomma, io penso alla città di Palermo, a tutta Palermo, e a Roma i 10.000 o 11.000 che vengono allo stadio, come Palermo, tutta la gente di Palermo, e tutta la gente di Palermo che nel mondo, in Europa e all'estero. Teme che la squadra possa vincere, avere un po' l'ansia di vincere, visto che il traguardo si sta avvicinando e non si può più sbagliare, perché la sensazione col Pescara è stata questa, cioè qualsiasi vantaggio, no, ma neanche paura, è stata da benaggio. Qualsiasi squadra questo rapporto psicologico. Noi abbiamo preso il motivatore, infatti devo tirare l'orecchio del motivatore, perché se prendiamo un motivatore, questi sono demotivati, c'è qualcosa che non quadra. Nel suo punteggio domenica per 4. Ma lei oggi ha dovuto più tirare le orecchie o spronare? No, ma io non tiro le orecchie a nessuno, io ho solo chiesto come fai a tirare le orecchie, loro stanno dando il massimo, devono dare di più, essere più concentrati. E naturalmente ho anche detto a quelli più esperti, aiutate l'allenatore, perché se l'allenatore non vede che in mezzo al campo siete in difficoltà, glielo diglielo. No? Ho detto Chiellini, che con Allegri ci parla. No, per cui voglio dire, se ci parla con Allegri, più coraggio non puoi parlare con Tedino. Tedino può stare tranquillo? Tedino è sempre stato tranquillo. Tedino è tranquillo anche se andiamo in Serie B. Non ci sarebbe nessun altro allenatore che lo possa sostituire. Il problema di Tedino se va in Serie A, ma non ha problemi, che deve maturare ancora di più perché la Serie A non l'ha mai fatta, è molto. Però l'ho fatta io, la Serie A, chi verrà dopo di me sicuramente porterà gli uomini con grande esperienza. Io spero che portino sicuramente degli uomini, dei manager, come abbiamo oggi nelle grandi squadre, dei manager, non dei presidenti di grande esperienza. Presidente, visto lo stato di forma attuale, al netto di quanto accaduto a Parma, è il Parma l'avversario che deve temere maggiormente il Palermo? Si vede che voi non vedete bene le partite, il problema che ha maggiori vantaggi sul Palermo sono altri. Presidente, dopo aver vinto la partita del fallimento, si aspetta un'altra soluzione in tempi brevi dell'aspetto penale della vicenda?
io in questo paese non mi aspetto niente. Va bene così? Grazie. Ok, grazie. Grazie.